La rielezione del presidente Mattarella, garanzia per la governabilità dell'Italia. Bonus edilizia, continua la battaglia di Confartigianato sulla cessione del credito. Boom dei rincari del prezzo del gasolio, gli autotrasportatori, il governo intervenga. Odontotecnici, un nuovo disegno di legge sulla professione sanitaria arriva in Senato. Il presidente di Confartigianato Marco Granelli ha espresso felicitazioni e auguri di buon lavoro al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La sua rielezione, sottolinea Granelli, ci trasmette la certezza di un saldo riferimento istituzionale e in questa fase economica e sociale così difficile rappresenta la migliore garanzia per la governabilità dell'Italia e per l'attuazione delle misure necessarie a far ripartire lo sviluppo. Siamo certi di poter contare sul capo dello Stato a sostegno del dialogo tra le istituzioni e le parti sociali. Confartigianato continua a dare battaglia per chiedere la modifica dell'articolo 28 del decreto Sostegni Ter che, con l'intento di evitare le frodi nell'utilizzo dei bonus edilizia e riqualificazione energetica, limita a una sola cessione il trasferimento dei crediti fiscali. La Confederazione ha chiesto al Parlamento e al Governo di sbloccare la cessione dei crediti per non bloccare la crescita e il lavoro delle imprese. In un manifesto la Confederazione ha indicato 10 motivi per correggere la norma e prevedere controlli efficaci contro le truffe. Confartigianato Trasporti lancia l'allarme sui rincari del gasolio con i dati dell'Ufficio Studi Confederale. Nell'arco dell'ultimo anno, infatti, il prezzo del gasolio per autotrazione è aumentato del 20,7%, con un impatto di maggiori costi pari a 535 milioni di euro per le micro e piccole imprese dell'autotrasporto merci. Una batosta che si scarica interamente sui margini di profitto e sul valore aggiunto aziendale, considerato che i prezzi alla produzione nel trasporto merci al terzo trimestre 2021 sono in calo dell'1,2% rispetto all'anno precedente. Dopo il disegno di legge presentato nel 2021 dalla senatrice Paola Boldrini, l'istituzione della professione sanitaria di odontotecnico è oggetto del nuovo DDL approdato in Senato per iniziativa dei senatori Serafini, Caligiuri, Masini, Rizzotti, Aimi, Barboni, De Siano e Cesaro. Il testo riprende nella sostanza i contenuti del DDL 2203, assegnato alla Commissione Igiene e Sanità, ma non ancora in discussione, sul percorso formativo, l'inquadramento della professione e gli ambiti di responsabilità dell'odontotecnico. Norme che recepiscono in parte le proposte della categoria, fa sapere Confartigianato Odontotecnici.